approfittiamo, Giorgio, per cederti il microfono. Tu hai un microfono tutto tuo e quindi per fare un saluto, per darci anche qualche indicazione, perché la serata, questa è una serata bellissima che sta per entrare nel clou con altre esibizioni, ma anche per quella del 16, dove il comune di Tortoreto ha anche allestito diversi servizi per facilitare tutto quanto quello che riguarda la logistica lì all'interno del centro storico, che è bellissimo, ma si prevedono tante persone. Giorgio Ripani. Grazie, grazie mille Paolo, buonasera a tutti. Io vi porto il saluto dell'amministrazione comunale alla serata inaugurale del Palio del Barone, del 21esimo Palio del Barone. Lo faccio come ogni anno con sincera emozione, perché questo è l'evento principale, è la punta di diamante del nostro calendario eventi, e lo è non solo perché, ne avete avuto già un'anticipazione, la qualità e la quantità degli spettacoli ha pochi eguali in Italia, ma in realtà è la punta di diamante perché ha in sé un valore, incarna un valore molto importante per noi, quello della riscoperta storica, della riscoperta delle nostre origini e della tradizione di Tortoreto. Come molti di voi sapranno, andremo a rivivere momenti scritti negli annali dell'anno Domini 1234, quando la nostra Tortoreto viveva un momento particolarmente prosperoso e felice, un periodo che ci ha donato la meraviglia del nostro centro storico, quel centro storico che tutti noi abbiamo ancora il piacere di godere, di visitare e di apprezzare. Ebbene, noi quindi viviamo questo momento, ma lo rievochiamo non in un periodo casuale dell'anno, scegliamo di rievocarlo in estate, anche con qualche sacrificio dei nostri figuranti, che lo vedete hanno dei vestiti pesanti, ma lo facciamo in estate perché noi non riteniamo di essere gli unici eredi del barone Roberto e della baronessa, come di tutti questi, di questo corteo che rappresentiamo. Noi riteniamo che l'eredità di Tortoreto e della sua storia sia condivisa dai cittadini quanto dai turisti, perché i turisti, Paolo, ci scelgono ogni anno ci onorano della loro presenza e quindi amano Tortoreto tanto quanto noi. Forse anche più di noi, perché ogni anno, come dicevo, e faremo anche i parcheggi. Ma nel 1234 non c'erano i pannelli, forse un pochino dopo. Il Signore molto simpaticamente ci manifesta un'esigenza. Stavo dicendo, è un momento quindi che noi condividiamo con le persone che amano Tortoreto tanto quanto noi, e quindi è bello che la comunità di Tortoreto, fatta di turisti e nel contempo anche di concittadini, possa rinorgoglirsi di questa storia. Il palio è composto di due serate, come anticipavi tu, questa è quella inaugurale, ma la vera rievocazione si terrà il 16 agosto nel centro storico, e quindi io colgo l'occasione per invitare tutte queste persone a salire nel centro storico, perché laddove vorrete farlo tornerete indietro nel tempo, vi immergerete in un'atmosfera fatta di colori, di manifestazioni, di profumi, qualcosa che vi riporterà davvero indietro nel tempo. Quindi io, prima di concludere, voglio cogliere l'occasione anche per ringraziare l'associazione Due Torri, ringrazio tutti quanti i figuranti, ringrazio i volontari, il direttivo e naturalmente il presidente Ennio Guercioni, che da 21 anni con dovizia di particolari e perizia ci regala due serate di grande intrattenimento e, come dicevo, di grande valore culturale. Assessore, volevo soltanto aggiungere una cosa che io ho già detto all'inizio della serata, è che i parcheggi saranno ampi su al centro storico, c'è anche il bus navetta, quindi comunque sì, con buona pace dell'amico che non so se è ancora qui con noi. Ci sono tanti modi per raggiungere Tortoreto centro storico nella maniera più serena e non stressante possibile, perché lì deve essere una serata di puro divertimento. Assolutamente, l'associazione Due Torri ha predisposto degli ampi parcheggi dove le persone quindi potranno venire con la propria autovettura, ma come ben dicevi, da quest'anno c'è la navetta Vivi Tortoreto che vi può accompagnare al centro storico senza stress e senza difficoltà, quindi noi stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare il borgo medievale non solo con questa manifestazione ma anche con questi servizi. Grazie Assessore, abbiamo detto tutto? Sì, io voglio ribadire, se me lo permetti, l'invito. Come dicevi, io avrò il piacere per l'undicesima volta di indossare gli abiti medievali, sarò il magistrato della Baronia di Tortoreto, quindi davvero io vi invito con emozione e con partecipazione, appunto perché ci sarò anch'io, a partecipare con noi, a vivere con il barone, con la baronessa e con tutti questi meravigliosi figuranti un ricordo e un'emozione che rimarrà indelebile della vostra vacanza a Tortoreto. Grazie. Applauso all'assessore Giorgio Ripani.